Ciao a tutti, oggi nuovo video, vi facciamo vedere la nuova spesa che abbiamo fatto alla Lidl. L'ultimo video della Lidl risale davvero a anni fa, quindi abbiamo trovato dei nuovi prodotti molto carini e ve li facciamo vedere. Ci tengo a precisare che la Lidl ci ha pagato profumatamente per fare questo video. Inizio dal prodotto che abbiamo utilizzato subito. Ho avuto per giorni la sacchetta con tutte le cosine che avevamo comperato così in giro per casa, però questo l'abbiamo utilizzato. Aspettavo di fare il video ma non ci sono arrivata, ed è il riso della linea biologica. Questo è il Taibon, io spero che si dica così, Taibonet. Io l'ho sempre letto Taibon, mi scriverete se ho sbagliato, ed è quello integrale. Mi piace tantissimo perché è anche piuttosto difficile da trovarlo. Di solito i risi integrali sono sempre quelli col chicco corto, quelli classici, invece questi più asiatici, fra virgolette, sono sempre un po' difficili da trovare e a me piacciono davvero tanto. Poi, restando in tema di cereali, sempre biologici, abbiamo comperato un pacchetto di farro. Un pacchetto, questo non è biologico ma è molto carino perché è un mix di riso, grano saraceno, e sono quelli che si cuociono in 10 minuti, che sono pronti subito quindi. E vi devo dire la verità, io li sto comprando molto spesso questi cereali, li trovo anche all'Eurospin e al Tuodì mi sembra, o in tutti e due o in uno dei due, e li uso davvero tantissimo perché sono molto comodi e davvero in 10 minuti rimangono un po' al dente, però in un quarto d'ora sono pronti. Poi abbiamo comperato, anche in questo caso della linea biologica, le lenticchie. Poi abbiamo preso, vicino allo scomparto biologico, c'era lo scomparto delle cose senza glutine. E io mi sono comperata un pacco di pasta, in realtà più paste. Qui ho preso le penne, poi c'erano gli spaghetti, mi sembra i fusilli, c'era qualche formato, ed è mais e riso. Gli ingredienti sono buonini perché è 50% farina di mais, il restante è farina di riso con anche la farina di riso integrale, e l'unica cosa ni sono i monoidigliceridi degli acidi grassi, che è l'emulsionante. E è l'unica cosa un po' così, ma secondo me è trascurabile. Andiamo avanti, abbiamo preso un pacchetto di polenta istantanea, l'abbiamo anche preparata questa qui nel meal prep, e trovo che la polenta istantanea sia molto comoda. Io c'è stato un periodo della mia vita in cui la cucinavo davvero spessissimo, adesso un po' di meno. Fede però so che la sta facendo spesso a casa, quindi se a voi piace è davvero comoda. Questa c'è scritto che si cuoce in 3 minuti, io in realtà sulla pentola poi la faccio stare sempre qualcosina di più, però si tratta sempre di una manciata di minuti rispetto alla polenta classica, che invece ci vogliono davvero un sacco di minuti, di ore. È molto molto comoda. E sempre, oddio, e sempre restando in tema polenta, abbiamo preso anche questa già pronta, e anche questa la comperavo spessissimo l'anno scorso in inverno, poi a Giampaolo non piace per niente, quindi ero l'unica a mangiare polenta e ogni volta mi avanzava, quindi ho smesso di comperarla soprattutto per quel motivo. Però se vi piace è comodissima, questa la saltate in padella, al forno, ci mettete un sughetto fatto in casa, insomma è molto molto comoda. Poi abbiamo preso della linea Italiamo i pizzoccheri della Valtellina. Era la prima volta che li vedevamo al Lidl. Io adoro i pizzoccheri, è una vita che non li mangio, però mi piacciono tantissimo. Mi ricordo quando li aveva scoperti nostra mamma, e per un periodo li faceva spesso, e sì, mi piacciono davvero tantissimo, quindi non vedo l'ora di prepararmeli. Probabilmente andranno in un What It In A Day. Sempre della stessa linea Italiamo abbiamo comperato la salsa di pomodoro ciliegina. In realtà Federica è davvero da tantissimo tempo che compra questa salsa e ci piace molto perché è molto molto aromatica ed è una salsa pronta, dentro è già condita, infatti c'è l'olio d'oliva extravergine, il sale da cucina, carota, cipolla, sedano, basilico e come ultimissimo ingrediente lo zucchero, quindi è davvero un pizzichino e possiamo stare tranquilli. E ci piace tantissimo.
ottimo, devo dire. Poi sto vedendo che in molti negozi vanno sempre di più queste salse pronte, però buone, fatte bene, magari di pachino, di ciliegino, sono sempre di più. Poi abbiamo comprato un pacchetto di funghi porcini, che fa sempre comodo, e questi io li metto davvero un po' dappertutto perché danno anche sapore, senza sapere troppo di fungo. Li metto nelle zuppette, nei risotti, davvero un po' dappertutto, e quando lo voglio utilizzare come insaporitore li frullo molto finemente con un po' di erbe aromatiche, fanno un profumo davvero fantastico. E a questo proposito, tantissimo tempo fa avevamo fatto un video sugli insaporitori, gli esaltatori di sapidità. Io ve lo lascio nelle schede e nella descrizione di qua. C'è Federica da dietro che mi fa così. Quindi lo potete andare a vedere, è molto interessante perché parliamo un po' dei vari esaltatori di sapidità e come prepararli in casa in maniera 100% naturale. Poi abbiamo comprato un lievito madre così disidratato, secco, e questo ha dentro anche il lievito di birra, quindi diciamo che è un mix tra i due, e niente, ci incuriosiva anche perché io non l'avevo mai visto così il preparato, avevo soltanto visto le bustine di lievito di birra, quindi sono molto curiosa di sentire com'è. Poi le fette croccanti, queste sono quelle Similvasa, mi sembra che ve le avevamo già fatte vedere nel vecchio video della Lidl, comunque se non mi ricordo male non ve le avevamo fatte vedere, se ancora non le conoscete, sono dei cracker molto molto leggeri, molto croccanti, sono 100% farina di segale integrale. Gli ingredienti infatti sono tre praticamente, no, neanche due, sono farina di segale integrale e sale, non c'è altro. Poi c'è anche la versione con i semi di sesamo sopra, sono molto molto buone. Io queste le spazzolo con l'hummus, è proprio un must. Hummus, qualche olivetta sopra, mi piacciono. Poi abbiamo preso questo latte di soia alla vaniglia, molto probabilmente lo conoscete già, noi lo compriamo da una vita, sono sicura che ve l'avevamo già fatto vedere nel vecchio video, ed è biologico, costa pochissimo perché costa 99 centesimi, noi abbiamo comprato questo oggi, ma ci sono tante varietà, c'è anche il latte di riso, biologico, eccetera eccetera, insomma fate un salto e vedete voi, dopo scegliete voi quello che vi piace di più. Io devo dire compro spessissimo quello alla vaniglia, anche se è zuccherato, ha comunque lo zucchero di canna, e onestamente lo compro perché lo metto nel latte la mattina e poi non aggiungo altro zucchero, oppure se faccio qualche dolce metto meno zucchero, quindi lo zucchero che andrei a mettere in altri modi già lo metto con il latte e ha un sapore divino. Ultimissimo prodotto, abbiamo comprato queste palline che fanno per gli uccellini, è il cibo per gli uccellini, è una cosa tenerissima, bellissima, che non fa nessun altro. L'anno scorso avevo visto che c'era l'offerta, però poi in negozio non le avevo più trovate, invece quest'anno le abbiamo trovate, io le ho subito comprate, mi sembra che costino un euro, quindi anche qui davvero poco, e oddio, sono tutte cose che si possono fare in casa, però sono già fatte nella rete, sono molto sbriciolose e hanno dentro tutti quanti i semi, insomma sono troppo carine, anzi mi si stanno già sbriciolando, e adesso devo soltanto trovare la maniera di attaccarle e soprattutto devo trovare dove attaccarle, e vabbè, però sono troppo carine. E io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, come sempre scriveteci nei commenti quali sono i vostri prodotti preferiti, se avete trovato qualcosa di nuovo che magari ultimamente vi piace molto, oppure il contrario, se ci sono cose che non vi piacciono e ce lo volete dire, ce lo volete scrivere, noi siamo sempre molto contenti di leggervi. E come sempre iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e io vi mando un grossissimo bacio, ciao!